teraz jeszcze Flasha nie ma. Dostępne tak samo jak i dostępne jest to łombo kombo ze strony Agoro. Eccoci arrivati, buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla seconda semifinale. Chi affronteranno i BDS Academy? Chi riuscirà ad andare lì in alto? Se ci sarà un'altra volta LFL contro LFL, speriamo, no, non dico niente, non voglio portare niente. No, tu tra tutti dovresti stare proprio zitto, dovresti proprio stare più zitto di tutti, goderti semplicemente la partita, cercare di avere quanta minore l'opinione possibile. Ma sì, oggi siamo a vedere se avremo ancora una volta uno scontro tutto francese in quella finalissima di U-Masters, oppure se gli Heretics riusciranno a trovare un altro upset, come già hanno fatto nel loro quarto di finale, sorpassando quegli Unicorns of Love sul 3-2. È uno scontro bello interessante questo, perché appunto ieri abbiamo osservato quella semifinale delle squadre dal lato rapido del bracket. 3-0, 3-0, quarto di finale, 3-0 anche la semifinale. Complessivamente in quel appunto distretto sud del bracket, come lo chiamava ieri Giannetti, si è già giocata la semifinale, qua si deve ancora giocare, ma si sono giocate meno partite di questo superiore, soltanto i quarti di finale hanno sorpassato il numero di partite tutto quello che è successo in quella zona inferiore del bracket, quindi sarà interessante vedere se anche oggi avremo una di quelle serie belle lunghe. E c'è da dire, per come queste due squadre sono dimostrate, con gli Heretics un po' più sorprendenti, un po' più convincenti di quello che si pensava, e con gli LDLC un po' meno di quello che ci si aspettava, questa potrebbe essere effettivamente, potrebbe avere gli estremi per essere una serie anche bella combattuta, anche bella lunga volendo. Potrebbe essere bella lunga pensando soprattutto a quello che è successo tra questi due team, come dicevi te, contro i loro diretti rivali. Unicorns of Lost Expedition si sono dovuti abbassare alla forza di Jack Spectre e i suoi compagni, dall'altra parte il DLC invece dei game in cui sembravano spenti, sembravano non riuscire a trovare il diktat per andare alla vittoria, in altri invece dominanti in cui ti faceva paura quasi da dire questi veramente possono arrivare e dominare, stompare tutta U-Master ed arrivare a vincere finalmente quel titolo che la volta scorsa non arrivò, ma già arrivato alle DLC Olympic Lione tempo addietro, erano se non sbaglio il primo team della French League a vincere il titolo di U-Master, vado proprio a memoria, però l'hanno vinto, su questo sono sicuro al 100%. D'altro canto, a me sorge la domanda, quali LDLC vediamo? Quelli di Game 1 e Game 3 dove vengono battuti e convincentemente da parte dei Dusty, o Game 2, 4 e 5? Allora dico, va bene, Monza, che ti dico? Mi metto qui tranquillo, mi prendo il mio cocktail, il mio drink e me lo sorseggio così andando avanti per la giornata. Beh, sarà interessante scoprirlo, perché anche dal lato degli Heretics penso ci sia bisogno di domandarsi un po' cosa potrebbe spuntare fuori. Ho visto un'intervista recentemente all'head coach degli Heretics che parlava un po' di questo matchup, di cosa lui pensava un po' sullo scontro. Ha detto che probabilmente sì, potrebbe essere una serie bella combattuta. Entrambe le squadre hanno appunto avuto modo di sorpassare o rimanere un po' indietro sulle aspettative, ma appianandosi su un livello alla fine molto simile. E ha detto che o sarà una serie veramente combattuta, un 3-2 che potrebbe vincere qualsiasi delle due squadre, oppure se è la giornata sbagliata gli LTLC potrebbero stomparli 3-0. E quando è lo stesso coach di una squadra a dirti questa cosa, dove dici potrebbe capitare che ci stompino 3-0, allora devi sempre un po' intrattenere la possibilità, perché effettivamente gli Heretics hanno dimostrato una grande capacità di gioco, una grande capacità soprattutto di sfruttare i loro early game con la bot, ne ricorderai Jack Spectra, che ha avuto una serie fantastica, anche nelle partite che la squadra non ha vinto ha saputo mettersi in mostra in maniera abbastanza marcata.
Però l'intera squadra sembra essere un po' basata su un momentum. Cioè, stiamo andando bene, la partita continuerà ad andare bene. Quella serie, se ricordi, l'abbiamo menzionata come una serie dove i game erano praticamente irribaltabili. Chi prendeva vantaggio early, vinceva. E sarà interessante vedere quello che succede. E il DLC hanno vinto la Money Team e quindi andranno a giocare nella Red Side. È la loro scelta. Anche questo è molto interessante. Si è visto molto spesso una partita fra il DLC e Dusty, come il Red Side ha modo di counterare e quindi quella lane può andare bene. Mi viene in mente proprio soprattutto la corsa superiore, dove Aibo in 4 game ha fatto non tanto, ha fatto il giusto. Poi nel quinto game con quell'Aatrox, gli ultimi due team fight li ha, possiamo dire, carriati lui e hanno portato alla vittoria del game 5. E quindi vediamo gli Red X qui, grazie alle ultime due azioni da parte di Aibo, il giocatore polacco che fa parte da questo split all'interno del team Red X. E ricordiamo un'altra cosa, visto che ci siamo, avranno fatto nel prossimo anno di LEC qualche player potrebbe mostrarsi per dire ehi, portatemi con voi. Sono quei punti di domanda che ci restano un po' sempre, no? Sembra che vedremo comunque un LEC dal panorama abbastanza rivisitato nella prossima edizione, non soltanto ovviamente con l'ingresso agli Ethics già dichiarato, ma con tutte anche quelle altre voci, quelle altre squadre che sembrano voler mettere un po' infiltrarsi piano piano nella grande franchigia europea. Per quanto riguarda la draft, per adesso sono una serie di ban veramente comuni questi nel meta attuale, nello svolgimento attuale di questi European Masters. Quello forse che spunta un po' fuori più degli altri è quello Swain, ma abbiamo dei giocatori che hanno mostrato altissima priorità sullo Swain. Zoairun tra questi, che nella prima partita della serie degli Heretics ha saputo sopportare molto bene un suo iniziale svantaggio e poi riuscire ad avere una grande presenza nelle fasi successive della partita. Swain sì, dall'altra parte però bisogna dire che anche Azir è sempre stato un pick che abbiamo conosciuto anche noi all'interno del PG Nationals, di come Zvairo fosse forte con questo campione, quindi sarà interessante vedere. Orne la scelta per Ragnar, è interessante vedere come il DLC vanno subito a dare al loro top laner, io penso forse un pick di, tra molte virgolette, sacrificio, mi fa proprio capire come il DLC dicono quella corsia la lasciamo, bisogna puntare sulle altre due probabilmente. Sì, è un po' più... è il classico blind pick, no? La classica safety della prima selezione. Ok, Draven lockato per Jack Spectre. Quel Draven che, se ricorderai, nella scorsa serie avevamo visto sempre bannato fino al game finale. Quel Draven che avevano molta paura tutte le squadre di cedere agli Heretics. E un Draven che... con alti e bassi, diciamo, non da totale protagonista, ma quel Game 5 è riuscito a portarlo a casa. Vero? Anche se però bisogna ammettere che a un certo punto Jack Spectre ha fatto un po' di timore, perché all'inizio aveva preso vantaggio, poi dopo a un certo punto viene ripreso, riprende vantaggio, ma io ammetto, come ho detto prima, se è stato Aibo insieme comunque alla parte alta della mappa a carriare quegli ultimi due team fight, allora ho, con tutto il rispetto, la sensazione che Draven, almeno in quel game, abbia avuto un orologio molto veloce che ha permesso a Draven ha messo Draven nella situazione di scadere troppo contro il team, troppo presto contro il team avversario. Almeno questa, diciamo, è la sensazione avendo visto gli ultimi team fight. È stato, ci sono state anche delle condizioni che non hanno veramente dato il tempo a Draven di avere successo, perché l'hai detto, Aibo con gli ultimi teamfight soprattutto se ha deciso lui, ha detto ragazzi si fai, li vinco io, non vi preoccupate, non c'è bisogno di agitarsi, ci penso io, si è caricato tutta la squadra in spalla e li ha portati oltre il traguardo. Però è comunque un Draven di cui bisogna un po' aver paura. Nel matchup contro Kalista non è un matchup comodissimo per Kalista, l'abbiamo detto molto spesso bisogna anche andare a considerare chi vedremo al fianco di quella Kalista, perché non è così tipico che il supporto eluda la prima fase di selezioni in questo meta. È qualcosa dove o vuoi puntare proprio per quell'R5 del supporto, per avere la visione totale, ma se vuoi uno di quei campioni prioritari, di quegli enchanter soprattutto, che in questa draft sono passati completamente inosservati, e immagino lo continueranno a fare perché non sono dei grandissimi compagni di corsia per questi due tiratori, allora spesso vengono
anticipati molto nella draft. Immagino che qua la volontà sia di lasciare addosso il last pick. Hai già visione su mid lane avversario, quindi hai capo andare a selezionare tranquillamente qualcosa di comodo per affrontare la Zir, e DOS avrà poi la possibilità di affiancarsi a quella che lì avere un matchup favorevole contro l'intera botlane degli Reddits. Infatti il pick per la midlane è quello di Victor. Ho dei brutti ricordi. Ti ricordi quando in giungla l'anno scorso era Xin Zhao, Olaf o Udyr, così andando avanti? Ricordi anche in corsia centrale era Corki Victor, Corki Victor, Corki Victor, Corki Victor, e potrei continuare così per Azir. Eoni. Azir. Parliamo di Ankh-Raiz. Ai tempi. Ai tempi? Sei sicuro di quello che stai dicendo? Ecco, meno male. Almeno sono. Non si notava l'ironia. Che non ho perso il mio ragazzo. No, effettivamente sì, quello è un po' il ritorno allo standard. Sono quei campioni che, vada come vada, li piazzi e stanno su quella corsia centrale. C'è sì il periodo in cui sono più meta, meno meta, però sono control mage da scaling, da late game, da team fight. Quindi sono campioni che virtualmente puoi inserire un po' in qualsiasi contesto. Un po' più situazionale, un po' più particolare, interessante questo Jarvan, preso da Blurzor, che non mi sorprende. È vero, ci sono minacce immobili dall'altro lato, quel Victor in particolar modo è... No. Molto prono a essere aggredito da un Jarvan. Però Kalista tenesemente gioca abbastanza bene contro Jarvan. Yes! Okay. Finalmente. Finalmente. So che qui qualcuno avrà un po' da parlare. Prego. Sì. Oh, Janna è fortissima in questo momento, ragazzi. È un campione veramente, veramente forte. Con tutta l'attenzione che sta passando agli Enchanter, io continuo a sorprendermi che ci fosse così poca attenzione anche su un campione come Janna. Ed è vero che Janna è tradizionalmente meno prioritario degli altri Enchanter, perché guardi, campioni come Lulu hanno una resa molto chiara, molto diretta, hanno un controllo molto forte con quel Polymorph, hanno un grande modo per assistere i propri compagni e comunque avere un impatto maggiore, la crescita selvaggia, mentre si energizza con i Diver, non importa. Janna è probabilmente in questo momento il miglior champion per fare peeling che tu possa avere in squadra, e quando affronti campioni come un Aatrox, un Jarvan, campioni che vogliono correrti in faccia, avere una Jan con i suoi tornadi, con il suo monzone, con la sua suprema, sarà impossibile arrivare a danneggiare quel Victor in questa partita. Ci sarà un così alto potenziale di assistenza e protezione per i carry degli LDLC grazie a questo pick che finalmente vedo spuntare fuori. Ora voglio soltanto anche aspettare di vedere la sua build, perché anche lì c'è un po' di variabilità sempre nella preferenza tra Shurelia e Pietra di Luna Rinnovata. La Shurelia è quella un po' più popolare, soprattutto in pro play, molto apprezzata dai giocatori. Ma sono veramente curioso di vedere cosa DOS ci offrirà con questo campione, perché è un champion che aspettavo da un po' di tempo. Speravo un po' dita incrociate previsionalmente di poterla vedere al mondiale, ma già adesso ne sono molto contento. Allora, è arrivato il momento di darvi il benvenuto sulla Landa degli Evocatori, di ricordarvi che sono le bet a vostra disposizione e naturalmente anche gli hashtag. Quindi fate il vostro gioco, decidete quello che volete fare. In questo caso vediamo già come Ragnar si diverte a ballare e danzare di fronte a Aibo. Aibo invece no, non si diverte. Lui è un ragazzo troppo serio, quindi non può fare niente. Abbiamo la Janna, come ho detto, sarà interessante anche vedere il patto fatto fra Hexakick e DOS, e vedere DOS che viene buttato in mezzo. A un certo punto potrebbe fare Flash Monsone e si ritrovano due giocatori sotto gli avversari così. Esatto. Una mossa che qua vorrei battezzare la Windsec, l'insect del vento. Ti piace? Mi piace. Abbiamo avuto, vorrei bene, l'insect. Io mi ricordo anche il Pinoy Kick, che era fatto con Tristana, se ti ricordi quando arrivò. Era Tristana, giampa dietro, flash, utilizzava la sua palla di cannone, la sua ultimate, per buttare l'avversario sotto torre. Era il periodo dei Gambit, vado a memoria ora, quindi periodo in cui c'era ancora la squadra che poi andò via. Stretta di mano nel frattempo, però il Tornado ha avuto successo. Ora, realmente successo non ne sono sicuro, perché guardi i danni che ha subito DOS, guardi i danni che ha subito Hexakick, diciamo che il trade sembra vinto facilmente dai giocatori degli Heretics.
Già, quella è stata una stretta di mano che Doss sicuramente non si aspettava. Un ottimo pullback da parte di Whiting e subito l'apertura per il Draven di Jack Spectre a mettere giù danni. Bisogna stare attenti. Livello 1, chiaramente, appunto, con questo tornado, Janna può essere fastidiosa, può aprire una finestra di opportunità, appunto, a cercare un po' di aggressione con Kalista, ma appunto, dopo aver subito così tanti danni sul primo Draven diventa molto più difficile, quindi è un livello 1 che Exarchic e Doss dovranno prendersi un po' di pausa. Ma con lo scudo di Janna, una volta che arriva l'unlock di quella E, offri non soltanto tanta sicurezza al tuo carry, ma una marea di statistiche offensive. La di bonus che ottieni da quella singola abilità permette a Kalista di poter giocare molto aggressivamente. Attenzione, qui a Yike, devi stare molto attento. Arrivano i primi tentativi di aggressione da parte di Jack Spectra. Poi alla fine riesce a scappare grazie allo smite. Ha preso Exakick il Gromp. Ottimo questo, che nonostante appunto Yike deve spendere il flash, deve ritirarsi, deve abbandonare un po' quel lato di mappa che stava clearando, almeno non perde anche quel campo di giungla a un Jarvan nemico oppure a un Draven, che sarebbe stata una risorsa non indifferente per entrambi. Però d'altro canto guarda ora cosa è successo, perché se guardi anche il tentativo di trade da parte proprio dei giocatori dei LDLC, abbiamo visto come Jack Spectre si ritrova veramente basso di salute e deve utilizzare la sua unica pozione che aveva a disposizione. Avrà comunque la Mod Doran, questo permetterà al giocatore di recuperare anche HP grazie al comunque alle statistiche che gli vengono donate da quest'ultima. Stavo pensando proprio a questa corsia inferiore quanto possa essere fastidiosa per i ragazzi di Heretics, perché comunque Draven vorrebbe riuscire a fare degli shutdown, chiudere quello scudo che oltre a dare statistiche, come dicevi tu, dà anche vita. E anche il fastidio che può avere, perché comunque può essere slowato lo stesso Jack Spectra, essere in difficoltà. Intanto Zvairo sta bene. Come? Un piccolo misclicchino forse da parte di Zvairo su quel... Ci ha ripensato, Fightiamo. Oh! Aibo il flash! Non proprio perfetto, ora arriva anche il campo gravitazionale, potrebbe essere abbastanza... per permettere a Yike di scappare. Non so perché Aibo è flashato in quel modo, mi ha fatto un po' timore, ammetto. Sì, era un flash che purtroppo non ha allineato perfettamente lo sweet spot della Q3 e quindi non ha trovato quel danno bonus e quel knock up. E il campo gravitazionale soprattutto per Aika molto prezioso per guadagnare spazio per Yai, che non avendo il flash doveva aspettare il cooldown del suo spaccaferro, che era stato precedentemente interrotto per guadagnarsi la via di fuga. Motley stiamo vedendo Exakick generare un vantaggio notevole, che appunto non è comunissimo in Kalista contro Draven. Ok, flash, no nemmeno flag and drag, chiedo scusa, il flash ancora non c'è stato da parte di Bluzo. Reika rimane tranquillo, il campo gravitazionale messo sotto i suoi piedi è un'ottima ancora di salvezza in questo caso. Già, ben prudente. E appunto su quella botlane, Janna è un grande fastidio per Draven, anche in particolar modo. Lo Zephyr di Janna, la sua W, è uno strumento di poke che non permette a Draven di essere abbastanza minaccioso, perché penso oltretutto che abbia un range più alto dell'auto-attack di Draven, quindi se utilizzato correttamente gli può permettere di danneggiare, sloware Draven e quindi impedirgli anche di entrare nel range del suo auto-attack per rispondere al trade. Poi in ogni caso, avere lo scudo di Janna ti permette di prendere questi trade molto più comodamente. E come vediamo, Draven soffre molto... i campioni che possono rallentarlo e quindi impedire di poter comodamente walk upare, avvicinarsi e tirare quell'auto attack potenziato. Il motivo per cui anche Miss Fortune è un campione molto forte contro Draven nella sua versione di E-Max con la cometa, perché puoi spammare le tue E su Draven, tenere danno gratis e per Draven diventa impossibile tradare. Guarda qua. Il bello è che inizialmente lo vedevi contro Doss e dicevi ok, forse... riesce a vincere un trade, poi vedi i danni che mette... Oh, Exakick, che però devi stare molto attento, perché qui iniziano a esserci danni. È arrivato anche la guarigione. Whiting ancora il salvataggio dalla sua Jack Spectra, non ha più mana. Deve stare molto attento a come utilizzerà le sue daghe, le sue asce, comunque le sue spade. Alla fine, avendo più così tanto mana, non so quanto possa riattivarne, almeno una, quello sicuro. Ma non so due quanto possa essere fattibile. Eh no, mi sa che è proprio l'ultima ascia per raccogliere l'ondata arrivata sulla torre, poi recall obbligatorio, perché senza mana non puoi neanche navigare bene il tuo aspetto difensivo, quella W, quella movement speed extra che ti permette di giocare un po' meglio su quei pattern di aggressione.
Si sente tanto la pressione su quella corsia inferiore, non è certo così che avresti voluto iniziare la partita con un Draven. È quel livello di pesantezza che un R5 di Gianna sfrutta alla perfezione. Qua devo fare veramente, veramente i complimenti agli LDLC per questa invenzione di fine draft. Intanto l'aggressione sta arrivando. E anche Whiting viene preso da parte di Kalista. Flag and drag però potrebbe essere letale. Anche la scorta imperiale. Yike cadrà. Primo sangue grazie all'illusione nelle mani di Whiting. La scorta imperiale deve avrei avuto veramente un range estremo lì per Zwairo. Ha lanciato indietro Yike di una distanza enorme. Quindi deve averlo preso veramente con uno degli ultimi pixel. Il drago, per fortuna, viene comunque conquistato dagli LDLC. Hexakick, appunto, con Kalista, con quella lacerazione, hai abbastanza la certezza dell'execute su obiettivi del genere. È stato comunque abbastanza flippato, perché hanno tirato un po' tutto insieme su quell'ingresso al drago. Infatti abbiamo visto scendere da 700 HP a 0 con l'utilizzo dello smite di Vi e della lacerazione di Kalista. Però sì, Riai purtroppo non c'era molto da fare, anche con il flash speso. Non poteva avanzare troppe pretese. Il dive? Ognuno il dive, sembra proprio di sì. Infatti Hexakick deve stare molto attento. Ottimo l'utilizzo anche dello scudo. Meno male che c'è Whiting che viene ucciso comunque da DOS. Vengono prese in qualsiasi caso anche le taglie. Attenzione a Yike che è entrato. Ora sta arrivando anche Eika. Probabilmente Bluzor dovrà morire. Flag and drag, molto buono. Arriva anche la tempesta del caos. Il flash, i danni ci sono. Viene bloccato sotto il campo gravitazionale. Eika con l'ultimo tick, con l'ultimo raggio preso dalla tempesta del caos, porta l'uccisione alla sua. Buono scambio, due kill alla fine in tasca agli LDLC in cambio della singola, che tra l'altro aveva incassato, non ricordo neanche chi, lo rivedremo adesso, però timing appunto un po' scomodo per il dive degli LDLC, perché DOS ancora non ha quel livello 6, è Jack Spectre aver raccolto, quindi anche 440 gold di shutdown bonus molto comodi per la passiva di Draven. Qua, tra l'altro, interazione particolare, la differenza tra gli hitbox delle abilità. La hitbox del Flag and Drag di Bluzor è più largo di quella dello spaccaferro di Ike, e quindi è il Flag and Drag a interrompere lo spaccaferro e non viceversa. Soprattutto perché l'ha preso lateralmente, ovviamente la hitbox laterale è un po' più larga, ma molto bravi nell'inseguire fino in fondo. Hai quella Gianna, hai quello slow dello Zephyr, hai tanto potenziale di inseguimento e chase che permette infine a Eika di raccogliere la kill e metterla quindi in tasca ad un carry importante per le fasi avanzate. Dopo... anche pensando a niente, perché Zwairo trova Yike, trova la kill, grazie anche al distruttore dei mondi che è arrivato da parte di Aibo. Ovviamente il fight era iniziato prima da quella parte, poi Zwairo è arrivato e ha detto: permesso? Posso prendermi la kill? A lei. Trovano sì, anche l'Herald, questa è una buona cosa. Sì, Herald sempre più vantaggio per gli Heretics in questo early game. Anche la botlane, grazie a quella kill di Jack Spectre, si è veramente risollevata. Quelle erano appunto 400 gold bonus, quindi una kill che valeva essenzialmente 700 gold e più. Che ha rapidamente riequilibrato le differenze, anche con un Hexakick ancora in vantaggio di quella ventina di CS, ancora in vantaggio di quelle due placcature, una placcatura e mezzo, diciamo, sul suo avversario. A livello monetario si sono riapparati, e questa è la cosa che conta per Draven. Vorrei però far notare solo una cosa, c'è una tempesta di lumi rossi, fa paura, cioè se fossero veramente luci sarebbe un albero di Natale versione Landa degli Evocatori. Sì, sulla bozza in sì c'è una grande copertura di visione e va a sottolineare ancora di più quanto appunto l'intenzione degli LDLC sia giocare attorno a questa botlane, attorno a questo lato di mappa che hanno reso forte. Invocazione della Forgia, arriva anche Yike, confermati arrenditi probabilmente, flash da parte di Aibo, ok, si salva. Dopo il flash di Ragnar anche Aibo flasha, deve essere a distanza per non rischiare troppo. Aibo però non stare sotto torre perché stanno arrivando... con la cavalleria, invece sembra che gli LDSI accettino il fatto di lasciare Aibo lì solo sotto torre. Sì, è comunque un po' rischioso andare a cercarsi il scontro con un Aatrox che presto avrà nuovamente la Suprema e che aveva ancora la possibilità di essere assistito da Zwairo con il teletrasporto. Adesso Zwairo si è teletrasportato sulla corsia centrale, quindi si disinnesca un po' la minaccia sulla corsia superiore e infatti vedremo Ragnar farsi un po' più coraggioso anche sulla struttura stessa per prendersi magari questa placcatura. Se riesce, ma poco ma... non potrà spingersi fino in fondo. L'unica domanda che mi ponevo, qui chiedo naturalmente anche a te, era il fatto della build che sta portando avanti Aibo. Sì. Questa non dovrebbe essere Eclissia, infatti è succhia sangue. E già, qui arriviamo al discorso che si fece l'altra volta. Eravamo proprio io e te. Quando giocarono Renekton e lo stesso Aatrox da succhia sangue.
dire molto team fight. Esatto, è tutto alla fine il ruolo che speri di avere nel team fight. La succhia sangue, anche se matematicamente un po' meno efficace su Aatrox, ti permette di essere più facilmente un drain tank, un campione che si getta in mezzo e fa praticamente da frontline, assorbendo vitalità della squadra avversaria per tenersi in forma e poter tankare e frontlineare ancora più a lungo. L'Aatrox da Eclissi è più un Aatrox da minaccia, mi getto dentro e vado direttamente a cercare le kill, vado direttamente a... guadagno spazio per la mia squadra perché cerco di uccidere gli avversari, per non scappare da me, invece che concentro il loro focus su di me. Intanto arriverà anche la capocciata che prenderà due placature. Sì. E ho visto lo scudigiano, ho detto forse si salva, dice no, placatura che arriva. Sì, due placature, una capocciata fa danno... non ricordo esattamente il numero, ma è poco più di due placature. Ah, ok, ok. Quindi comunque anche lo scudo sarebbe servito a niente, diciamo, in questo caso. Sì. Beh, lo scudo un po' aiuta, però... visto che una placatura era appena stata distrutta da Jack Spectra e la capocciata fa poco più di due placature, lo scudo non è bastato per spingere al threshold successivo, diciamo. Infatti vediamo a torre rimasta con quella singola protezione al centro, quella singola corazza. Questo è molto buono per Jack Spectra, però il fatto che vogliono premere su di lui, attenzione, che DOS si era molto avvicinato al player nemico. Altra piccola cosa, perché già non si vede da un po' in competitivo, se non state vedendo, se non avete visto LCS, perché LCS l'hanno giocata anche top e questa è la cosa più disgustosa. Infatti ecco perché LCS è una lega secondaria, non mica perché non sono capace, ma perché giocano già una top e la cosa fa un po' paura. Infatti se vi ricordate, se non sbaglio, subito dopo che la videro top, nerfarono qualche cosa di Janna, perché dissero non vogliamo vedere Janna top, mi pare di ricordare. Era quel periodo che c'erano, sì, i supporti top lane, cioè mandavi top lane con l'oggetto da supporto e lo smite e facevi e non farmavi. Era quel metodo di laning molto, molto interattivo, dove prendevi Janna, Zilean, oggetto da supporto, andavi top lane e stavi tutto il tempo semplicemente a pokare il tuo avversario, a negargli farm. Quindi entrambi avevate zero farm a 10 minuti, però tu avevi il sustain dell'oggetto da supporto, il gold bonus, e campavi di quello, e il top lane dell'avversario no, e quindi non aveva niente. E quindi se potete salutare direttamente... Non era un playstyle particolarmente piacevole, l'hanno rimosso, l'hanno nerfato. Infatti ecco il perché, io e Mumbai non giochiamo top. Abbiamo sperato. Io in realtà ultimamente sto giocando un po' top. Aibo? Hello? Come va? Tutto bene? Arriva di tutto! Attenzione però, perché entra in salvataggio potrebbe essere abbastanza! Wow! Whitein! Cosa diamine ha fatto Whitein? Questo è... Questo è demoralizzante per gli LDLC, cioè... C'è il top lane all'avversario che salta. Aspetta, dentro uno flash, due. Si va su Janna, il flash di Janna per salvarsi. C'è anche la tempesta del caos. Zwire in difficoltà. Prova ad andare sul giocatore. Stretta di mano. Ora guarda come va a morire lo stesso Zwire. Dovrebbe cadere anche Eika, vero? No! Il monsone da parte di DOS. Sì, molto bravi qua. Appunto, la grande forza di Janna si è vista in questo trade. Quanto ha saputo proteggere, pilare, difendere, ma anche assistere nel portarsi a casa quella kill. Per fortuna non è arrivato un secondo salvataggio così in fretta, perché lì sarei veramente indignato sulla capacità di Whitein con questo campione. Ma Dio mio, cioè non dovrebbe andare così quell'azione in corsia superiore. Quello è... l'hanno anche giocata bene gli LDLC, hanno anche concatenato molto bene i controlli, hanno proprio impedito ad Aibo di fare qualsiasi cosa. Aibo lì che prendeva tempo per l'arrivo di Whitein e poi ok, Renata, perfetto. Ribaltiamo completamente il fight. Quella acquisizione forzata è stata fenomenale, perché... Già. Rivediamo un attimo Aibo dove si era piazzato. Aveva appena visto la piantina proccata, quindi sapeva che c'era qualcuno d'altro lato. Immagino non si aspettasse due avversari. Però guarda che serie di knock-up. Aibo è stato vittima di praticamente tre knock-up, forse quattro consecutivi, da full vita a rock del salvataggio. E poi mentre è lì che sta disperatamente cercando di salvarsi con quelle sostanze chimiche che Renato Glass gli ha iniettato dentro, bam! Una rapida kill, tutto risolto. E l'hai detto, sì, la ult di White è stanca, perfetto. Mentre qua invece tante lodi addosso. Tante lodi addosso, che ha saputo fare un feeling veramente fantastico. Eika con quel flash per uscire dalla squadra imperiale, ottimo. Ma poi il feeling di DOS, flash out, tornado, scudi, rallentamenti. E poi quel monsone, una volta che Zoyro si era anche...
era andato giù dal salvataggio per garantire che non potessero fare nessun follow-up i giocatori di Redis. Stanno giocando veramente bene questi due supporti. White non mi ricordo, mi sembra che non avesse mai partecipato a DC rispetto a DOS. White no, non dovrebbe. Un altro tornado da parte di Gianna, che però non troverà nessun giocatore. Qui nel frattempo gli Heretics iniziano a mettere pressione, hanno spostato la corsia inferiore nella parte superiore di mappa per andarsi a prendere questo Herald. Probabilmente, anzi, viene da dire quasi sicuramente, sarà sotto il totale controllo degli Heretics, che lo andranno a conquistare in questo preciso istante. Permetterà quindi agli LDC iniziare a mettere visione nella parte bassa di mappa per provare almeno a quanto pare a prendersi questo secondo drago per loro. Terzo la mappa e la gioia di tutti noi, drago della nuvola. Come poteva essere diversamente, Etro, mi chiedo io. Ne parlavo ieri con Joan, non so se avevi sentito. Ma no. È veramente assurdo come... Cioè, perché a un certo punto, a livello statistico, sui larghi numeri dovrebbe equivalersi la quantità di draghi, no? Cioè, man mano che ci sono più partite, la statistica dovrebbe dire, ok, ci sono... Magari in un momento inizialmente sono più draghi della nuvola, ma poi... Con la chance, con la probabilità, è come quando lanci una moneta, magari riesci tre volte di fila a testa, ma più lanci fai, più il risultato sarà vicino al 50%. Non ha senso che su oltre 250 draghi uccisi in questo U-Masters... Posizione forzata, Gespectra, prova ad andare, trova la kill su Hexakick. Perso qualcuno. No! Ok, troveranno la kill, ma... Come? Hexakick l'aveva richiamato nella Pokéball, però poi Hexakick è morto. No, e quindi DOS era bloccato. Mi sono perso totalmente. Spazio liminare. Ok, intanto in corsia superiore. È il tank contro il fighter. Chi avrà la meglio? Vi do un piccolo spoiler. Probabilmente. No, non è il tank, ma il fighter. Pensavo al tank. Strano. Strano vedere un Ornn farsi un 1v1 così e non vincerlo, però sì, è il caso di Ivo. È veramente particolare anche lì con l'interazione. DOS richiamato nella squadra di Hexakick muore e quindi DOS è bloccato nello spazio tra i mondi e nelle backrooms. Ecco, sta cercando un'uscita. Era proprio perché siamo lì. Lo vediamo ancora una volta, sì. Poco da commentare, cioè, oltre alla decisione veramente malsana di saltare ancora una volta. Cioè, questi bulbi esplosivi, basta, devono smettere di usare bulbi esplosivi sta partita delle squadre, perché non sta portando bene agli LDLC in particolar modo. Ed eccoli, Gianna. E anche gli Electrics, infatti, li veri sono qua. Ma dov'è? È finita, eh? Cioè, Jack Spectra si guardava intorno come la GIF di Travolta. E ha detto, dov'è finito, Gianna? E poi, va, doppio ucciso. Però sì, stavo dicendo, è veramente assurdo, li avevo contati ieri, erano... Li posso contare di nuovo? 75, 58, 120, 60, 70, 210, 250. Su circa 250, più di 250 draghi uccisi. Non solo quelli della nuvola sono i più numerosi, ma staccano di quasi 20 draghi il secondo più numeroso. Non ha senso questa cosa, lo capisci? Dirmi che quindi. Aspetta perché. È subito il richiamo del fato, potrebbero entrare, c'è il teletrasporto, ottimo l'ingresso da parte subito di Vai, subito però la posizione forzata potrebbe essere abbastanza, arriva anche la scorta imperiale, Jack Spencer trova la prima uccisione, prova andare avanti, Aimo si mette di fronte a tutti quanti, il distruttore di mondi, quello che deve distruggere tutte le speranze degli avversari, mentre Ornn cade, arriva Hexakick, prova a fare di tutto, ma non puoi nulla contro il Darkin. Eh no, qua ormai i teamfight sono dominio degli Heretics, quel Draven, pensa che quel Draven era 600-700 gol di svantaggio in fase di corsia, adesso è 3k sopra Kalista, è una grande risorgenza per il Draven di Jack Spectra e di nuovo si fanno un po' over aggressivi gli LDLC, non rispettano il potenziale di ribaltare un fight che hanno gli Heretics con strumenti come quell'acquisizione forzata, quel salvataggio che ancora una volta si attiva ritrascinando via uno di Heretics dalla morte garantita, ormai la morte certa, e un Aibo che ormai è straripante su questo Aatrox. Mi sa che per gli LDLC ci sarà ben poco da raccontare nel resto di questa partita. Questo primo uno che su già quasi 10.000 gol di vantaggio per gli Heretics sembra andare in favore del DP.
Tutto bene, collega. Non è che per caso hai schiacciato un tastino? Sì. Ho puntato un microfono, ok. Sì. Ho fatto l'Etrurian Move, ci puoi fare po'. Scusami, cioè, se non vuoi avere un Etrurian Move a serie, ti lamenti? No, assolutamente. Senti? Ok, ora mi senti. Ho avuto paura che mi fossi mutato da qualche altra parte. Comunque, T2 conquistata sia bot che mid. Dicevo, il fatto è che Aibo sta giocando... Aspetta, posizione forzata molto buona. Yike muore subito, quindi possono continuare. C'è anche il cataclisma. Prova ad uscire, troveranno un'altra uccisione. Prova ad andare avanti. È la doppia di Draven. Entrate nella lega di League of Draven. Mentre Aatrox un'altra volta si diverte in corsia a dire: ehi, posso partecipare anch'io? Prego. Direi proprio di sì. Direi che oltre alla partecipazione qua, Aibo si può portare a casa anche il trofeo, il primo posto, la medaglietta, forse anche da MVP in questa partita. Beh, oddio, non così tanto. Ha avuto delle ottime performance nei teamfight, sicuramente, però dovessi tracciare il mio MVP di questa partita per gli Heretics, lo darei probabilmente a Whiting. I suoi ingressi con Renato sono stati veramente clutch a più e più riprese e... sono stato veramente piacevolmente stupito da questi Heretics. Ancora una volta, continuano a darmi più di quanto io mi aspetti da loro. È bello vedere una squadra che ti fa così, perché non ci sono abituato, non dopo, dopo un anno di LCK. Non ci sei abituato, però bisogna dire anche che nel VP ci avevi abituato male queste ultime edizioni di U-Master. Ripeto, già lo split scorso, io dicevo, i fanati Team Keso possono fare molto bene, hanno un buon roster, molto forte, i Bison, che sono ritornati anche in questo U-Master, dici, hanno il loro modo di giocare stile Machko, però sembra un livello un po' più elevato, mettiamola, perché comunque l'LVP è una lega con molti più giocatori di rilievo a livello di Nomea, e quindi dicevi, forse possono fare sempre qualcosa, non hanno mai performato dopo quei Vodafone Giants, al tempo erano Vodafone Giants, quel secondo posto trovato, quindi ti fa più piacere vedere questo. E soprattutto, diciamoci la verità, Moon, speriamo che non sia una totale egemonia francese, mica perché nulla togliere all'LFL, proprio perché è bello vedere una finale in cui siano due leghe, due IRL ad affrontarsi per capire qual è la migliore. Sì, esatto, è bello vedere una finale dove non si lotta solamente per, ancora una volta, l'orgoglio nazionale di quello che potresti tranquillamente risolverti nell'LFL. Stavo ancora una volta controllando, perché è un po' quel double check che ogni volta mi dico di voler fare, ma che non faccio mai. Effettivamente sì, Vodafone Giants, in quello che era il 2019 Summer, sì, ormai quindi 3 anni fa, sono stati l'ultima apparizione in finale di U-Masters della Lega Spagnola. E per una Lega che un tempo era ritenuta una delle più pericolose, ancora adesso una delle più grandi a livello di viewership, di spettatori, di presenza mediatica, è tanto che questa squadra mostra la sua assenza abbastanza marcata, sì, dalla zona più alta di questi European Masters. E sarebbe un ritorno, come si dice in inglese, long overdue, che sarebbe dovuto arrivare molto prima da parte della Lega Spagnola, ma che ha continuato un po' a deludere in queste ultime annate. Con questo game 1 degli Heretics speriamo che possano chiuderla con altri game ancora più convincenti per replicare ancora una volta e riportare un po' di gloria, seppur soltanto magari per adesso con la loro presenza alla finale U-Masters per la Spagna. Vedremo se sarà così, perché noi ci prendiamo una pausa, il game 2 sta per arrivare, vedremo come continuare.